Giulia. Mica. Mammi del tuo, ti prego. Vabbè. Da quanto tempo lavori qui da Silvia? Lavoro qua da un anno, se l'ho conosciuta a dicembre dell'anno scorso, che lei stava per partire per l'India, e io ero venuta qui con l'altra ragazza che la seguiva prima a fare intanto dei lavori un po' così di fondo, prima che lei tornasse, e poi ho avuto modo di conoscerla meglio quando è tornata dal viaggio, quindi a gennaio, fine gennaio. Ok, e com'è la tua routine? Di che cosa ti occupi quando vieni qua? Allora, normalmente io lavoro qui dal lunedì al sabato, e faccio di media 5 ore al giorno, sicure, insomma, poi magari dipende dalla giornata, però insomma ci sono giorni più, giorni meno. E normalmente quando lei è a casa, che ha bisogno magari un po' di essere seguita, magari facciamo colazione insieme, facciamo due parole, dopo c'è il discorso del bagno, aiutare a vestirla, e poi di solito l'accompagno alla macchina se lei deve andare a lavorare o fare altre cose. Mm-hmm. E dopo io mi occupo della casa, quindi sostanzialmente, vabbè, metto in ordine le cose, la lavastoviglie, la lavatrice, insomma il bucato, stirare, insomma cose normali. Poi se ha bisogno di fare qualche commissione fuori, ad esempio la spesa o in tabaccheria, se ha bisogno di qualche stampa, di qualche documento, cose del genere, o andare a prendere il pane, insomma tutte cose così. Lo stai raccontando come se fosse veramente una cosa normalissima, no? Sì. Però in realtà quali sono le difficoltà che si celano dietro un lavoro così impegnativo, no? Forse più da un punto di vista psicologico e emotivo è la parte veramente difficile. Sicuramente per lei fisicamente è difficile magari dover aspettare me per potersi lavare quando magari avrebbe desiderio di lavarsi, certo, quando ha bisogno lei, giustamente, perché magari io quel giorno ho un problema col bambino così in ritardo, lei si deve organizzare, ma giustamente da sola non può. E fisicamente anche sempre per lei, per vestirsi, cose così, lei lo fa tutti i giorni. Se io la mattina non arrivo, se lei tipo lavora, io arrivo dopo, lei si deve vestire da sola e lei lo fa con disinvoltura, ossia te lo fa passare come una cosa normale, però io vedo quando la devo aiutare quanto in realtà, certo, fa fatica da sola. Dal mio punto di vista delle volte è difficile psicologicamente, perché comunque hai sempre paura di dire magari una cosa sbagliata, perché per quanto io mi ritenga una persona empatica, non è facile sempre capire fino in fondo come sta il suo stato d'animo. Sì, diciamo, ci sono delle volte dove magari ha dei momenti dove ha voglia di sfogarsi, ma di solito capita o a letto o quando è dentro la vasca da bagno, che sono i momenti dove magari chiacchieriamo un po' di più, dove esce effettivamente tutto quello che ha vissuto, tutta la sua rabbia. E quindi di solito io sto composta, sotto tipo le sorrido e dico che mi dispiace e difficilmente aggiungo, perché cosa puoi dire? Io capisco, lei spesso quando si racconta si sente spesso non capita dagli altri, ma perché effettivamente chi è che può capire davvero? Cioè, per quanto io magari possa cercare di capire, perché comunque la vivo, quindi vedo quali sono le difficoltà, non puoi sapere effettivamente quello che lei prova dentro, quanto può essere difficile tutti i giorni essere consapevoli di questa cosa. E quindi sì, insomma, ecco, non è sempre facile avere le parole giuste, quindi io di solito magari cerco di coccolarla, non so, se tipo lei mi chiama e dice: oh, Giulia, ho avuto una giornata, io magari faccio il bagno con la schiuma, mi faccio tanta schiuma, o magari gli metto un incenso, delle candele, insomma quelle cose che so che a lei piacciono, e magari cerco di coccolarla, ecco, in queste cose. O delle volte magari non ho il tempo neanche di bere un caffè, io glielo faccio lo stesso, oppure insisto che mangia qualcosa, una banana, non so, una caramella, cose così, perché sì, sennò lei è sempre di corsa, perché non vuole perdere il ritmo, perché nel momento in cui lei si ferma è dove magari si ferma anche a pensare, quindi sì, insomma, non è sempre, ecco, facile. Com'è la giornata tipo di Silvia? Dalla mattina? Giornata tipo, se lavora la mattina, lei si alza, che io non ci sono, perché io arrivo alle 8:30, lei si alza, penso, mi sembra intorno alle 6:30 per prepararsi, lei ci vuole anche un po' più tempo, perché insomma. Certo. Lei di solito torna a casa alle 1:30, io magari ho già fatto le pulizie e tutto, lei arriva a casa, se ha voglia mangiamo qualcosa o mangia qualcosa, insomma poi dipende da se faccio tante ore, magari mangio qualcosa anch'io, se no mangia lei. E dopo c'è tutto il discorso dei cateteri, che in realtà delle volte facciamo fatica a starci dietro, vabbè, quelli intestinali, magari delle volte non sempre c'è il tempo e anche la voglia magari delle volte di mettersi lì, perché comunque dopo fanno venire mal di pancia, eccetera, quindi certo, non è sempre facile da gestire anche quell'aspetto lì.
diciamo, c'è il discorso del bagno, poi magari verso le 3 ci beviamo un caffè, facciamo due parole. Associazione. E dopo, esatto, c'è tutto il discorso dell'associazione, quindi comunque... Sì, magari io lo vivo poco per certi aspetti, allora quando arrivano le valanghe di borse, di cose da vestire, ci sono al 100%, quindi ecco, prendi, carica, scarica. Com'è questa... cioè, le persone portano qui degli aiuti? Io come la vedo io è Silvia che mi dice, guarda che dopo portano robe. Va bene, okay. Silvia, ok. Quindi io so che arriverà una macchina di qualcuno piena di borse, di robe da vestire, giocattoli, quello che è, la portiamo tutta di là, dopo magari, cioè, tu... In alcuni casi facciamo un po' di selezione, perché c'è chi magari non sempre, insomma, fa certo. Attenzione a quello che consegna, però insomma, di solito spesso è tutta roba buona comunque. E dove va questa roba? Abbiamo delle persone che di solito vengono un po' più frequentemente, che è chi ha più bisogno, e poi c'è anche chi magari sa anche a chi indirizzarla, perché magari ha delle conoscenze, delle amici, di famiglia, non so, insomma, situazioni che magari c'è chi più, ha più bisogno. E dopo anche col passaparola arrivano ogni tanto delle persone così che... E quando hai accettato questo lavoro immaginavi che ti sarebbe capitata, ecco, una situazione del genere, insomma, avere a che fare con una persona come Silvia, ma soprattutto anche con quello che ruota intorno alla vita di Silvia? Non pensavo così tanto, cioè io avevo bisogno di trovare un lavoro, perché comunque avevo bisogno di trovare un lavoro, principalmente per la mia situazione, avendo un figlio, eccetera. Quando ho conosciuto lei ho detto, ah, che bello, no, poi a me piace comunque lavorare in contesti sociali, con le persone, eccetera, quindi sarà un lavoro adatto a me in qualche modo. Quando ho visto che aveva il bindi, i capelli ricci, così sempre sorridente, ho detto, vabbè, questa è fantastica, poi ho visto Buddha in giro, quindi mi sono sentita subito a mio agio. Non pensavo fosse così frenetico, nel senso che credevo fosse molto più un discorso di aiuto domestico fino a se stesso, e invece poi ho scoperto che c'è tutto un mondo dietro. Sì, assolutamente. Sicuramente mi ha insegnato tanto per tanti aspetti, quello che non ti aspettavi, appunto, che non pensavo così. Così tanto, insomma, in realtà ho conosciuto un sacco di persone, poi mi ha dato tantissimo sia da un punto di vista proprio umano, perché appunto, come dicevo prima, conoscere, cioè, non è una semplice disabilità, cioè non è sono seduta e io ti aiuto perché non ci arrivi a prendere le cose in alto, no, c'è tutto un aspetto dietro che sicuramente ti porta a riflettere. Poi io di carattere tendo ad essere una che si lamenta tanto, sono positiva nella vita, però sono molto, capito, no? Così, e avere lei delle volte mi fa dire, ma pensa a Silvia, no? Questa cosa ti dà un po' la forza in alcuni momenti, sicuramente, insomma, ti mette davanti una realtà che spesso non si conosce. Poi io sinceramente non avevo mai avuto un'esperienza con una persona disabile, e avevo avuto, appunto, come dicevo prima, un ragazzo autistico, però era proprio un'altra cosa alla fine. E quindi veramente, cioè, ti porta a riflettere su tante cose, e anche le persone che li circondano, insomma, c'è un sacco di persone positive, persone che hanno voglia comunque di fare del bene, perché d'altronde attira questo tipo di persone, e quindi mi ha fatto piacere anche a me, insomma, conoscerle, insomma, che ti apre tanto la mente, questo sicuramente sì. Se dovessi descrivere Silvia in una parola, quale sceglieresti? Pazza. Pazza. Sì, assolutamente pazza. No, è una persona molto molto generosa, tanto buona. E immagino che tu la veda in tutti gli aspetti delle sue emozioni, no? Quindi la vedi quando è felice, la vedi quando è un po' più pensierosa, la vedi anche quando prova tanto dolore, perché so che lei ogni giorno si deve ricaricare, quindi... Sì, 10 ore. Prima erano, mi sembra, 7-8 quando l'ho conosciuta, adesso dopo l'ultimo intervento che ha fatto siamo passati a 10, quindi sostanzialmente, insomma... Da quando arriva a casa, quando va a letto, certo. È sempre... E com'è in quei momenti? Come... Ma lei in realtà lo maschera anche abbastanza bene, è che io ormai la conosco, e quindi in realtà so che... Cioè, se tu le chiedi come stai, sempre bene, sempre avanti, sempre tutto bello, sempre tutto meraviglioso. Poi in realtà io che la conosco, ci sono giorni dove effettivamente magari percepisce un po' meno, quindi magari effettivamente sta bene nel suo star bene. Ci sono dei momenti dove lei dice che sta bene e dei momenti in cui addirittura ammette che non sta per niente bene, e quelli sono dove è un po' più difficile. E quindi ecco, lì è di nuovo quella fase dove devi avere, diciamo, quel silenzio così, dove non puoi che ascoltarla e cercare di fare il tuo meglio per farla star bene, però ecco, non è sempre facile, perché lei cerca sempre di essere al top, sempre bella, sempre in ordine, sempre i capelli, no, tutti belli ricciolini, trucco perfetto. La cosa più folle che l'hai visto fare?
da quando la conosci. Mamma mia, sei già da, col parapendio, cioè, io ho visto il video, non ho avuto il coraggio di andare là un po' per motivi pratici, un po' perché mi sarebbe preso un colpo. Forse lanciarsi, e anche il viaggio in India, in realtà è che Mari non la conoscevo abbastanza per percepire quanto folle fosse fare una cosa del genere. Insomma, prendere tanti aerei, insomma, per quanto fossi in compagnia di altre persone, insomma, non è facile. Poi sei in un ambiente dove sicuramente Mari, sì, anche per il suo stato di salute, ti metti un po' in difficoltà. Ecco, certo. Quindi forse queste sono state le due follie un po' più grandi, però poi in realtà è un po' folle tutti i giorni. Quindi in realtà tu hai conosciuto un pochino di più Silvia quando lei è rientrata dal suo viaggio in India. Sì. E come l'hai vissuta? Cioè, come è stato questo viaggio per lei? Sicuramente ti avrà raccontato qualcosa, ma tu come l'hai vissuta in quel periodo? Beh, diciamo che poi averla conosciuta dopo quel viaggio lì, avrò pensato che mi sarebbe servito davvero qualcosa essere qua, perché comunque era uno dei viaggi anche dei miei sogni, poi avendo avuto un bambino, insomma, la vita mi ha portato a fare altre scelte. Quindi aver avuto questo racconto poi da parte sua, insomma, è stato impattante, ecco. Ecco, poi da lì in realtà ci siamo sempre trovate abbastanza bene, insomma, dopo cose che ci si aggiusta un po' conoscendosi, però è stato un bel percorso. E poi lei ha dovuto fare un sacco di interventi e gli ultimi due li ha fatti a settembre, infatti è stato un periodo abbastanza tosto, è stato il 20° e 21° intervento. 21° intervento. Ecco, poi lì appunto il periodo di settembre è stato impegnativo, perché comunque è stata addirittura un intervento che ha fatto è stata in giornata, due giorni, una notte è stata via. E poi si è fatta due settimane a letto, e comunque con la spina dorsale completamente aperta. Se potessi tornare indietro, rifaresti di nuovo questa scelta? Ma beh, assolutamente, anzi forse più convinta adesso di prima. Sì, sì, no, è stato, lo è, insomma, tuttora, certo. Bello. Sì. E se dovessimo fare una somma, è più Giulia che oggi ringrazia di aver conosciuto Silvia o Silvia che ringrazia di aver conosciuto Giulia? Oppure vi... Beh, io penso forse un po' entrambe le cose. Sicuramente a me sta dando tanto, nel senso che è una di quelle esperienze che non ti capita così facilmente, quindi forse un po' di più io. Però spero, insomma, di lasciarle tanto anche io, insomma, ecco, mettiamola così. Grazie. Ecco. Giulia. Dica. Mamma del tutto, ti prego. Da quanto tempo lavori qui da Silvia? Lavoro qua da un anno, se l'ho conosciuta a dicembre dell'anno scorso, che lei stava per partire per l'India, e io ero venuta qui con l'altra ragazza che la seguiva prima a fare intanto dei lavori un po' così di fondo prima che lei tornasse, e poi ho avuto modo di conoscerla meglio quando è tornata dal viaggio, quindi a gennaio, fine gennaio. Ok, e com'è la tua routine? Di che cosa ti occupi quando vieni qua? Allora, normalmente io lavoro qui dal lunedì al sabato e faccio di media 5 ore al giorno sicure, insomma, poi magari dipende dalla giornata, però insomma ci sono giorni più, giorni meno. E normalmente quando lei è a casa, che ha bisogno magari un po' di essere seguita, magari facciamo colazione insieme, facciamo due parole, dopo c'è il discorso del bagno, aiutare a vestirla, e poi di solito l'accompagno alla macchina se lei deve andare a lavorare o fare altre cose. Mm-hmm. E dopo io mi occupo della casa, quindi sostanzialmente, vabbè, metto in ordine le cose, la lavastoviglie, la lavatrice, insomma il bucato, stirare, insomma cose normali. Poi se ha bisogno di fare qualche commissione fuori, ad esempio la spesa, o in tabaccheria se ha bisogno di qualche stampa, di qualche documento, cose del genere, o andare a prendere il pane, insomma, tutte cose così. Lo stai raccontando come se fosse veramente una cosa normalissima, no? Sì. Però in realtà quali sono, sì, le difficoltà che si celano dietro un lavoro così impegnativo, no? Un lavoro... Forse più da un punto di vista psicologico, emotivo, è la parte veramente difficile. Sicuramente per lei fisicamente è difficile magari dover aspettare me per potersi lavare quando magari avrebbe desiderio di lavarsi, certo, quando ha bisogno lei, giustamente, perché magari io quel giorno ho un problema col bambino così in ritardo, lei si deve organizzare, ma giustamente da sola non può. E fisicamente anche sempre per lei, per vestirsi, cose così, lei lo fa tutti i giorni. Se io la mattina non arrivo, se lei tipo lavora, io arrivo dopo. Lei si deve vestire da sola e lei lo fa con disinvoltura, ossia te lo fa passare come una cosa normale, però io vedo quando la devo aiutare quanto in realtà, certo, fa fatica da sola. Dal mio punto di vista delle volte è difficile psicologicamente, perché comunque hai sempre paura di
dire magari la cosa sbagliata, perché per quanto io mi ritenga una persona empatica, non è facile sempre capire fino in fondo come sta. Il suo stato d'animo. Sì, diciamo, ci sono delle volte dove magari ha dei momenti dove ha voglia di sfogarsi, ma di solito capita o a letto o quando è dentro la vasca da bagno, che sono i momenti dove magari chiacchieriamo un po' di più, dove esce effettivamente tutto quello che tutto ha vissuto. Tutta la sua rabbia. E quindi di solito io sto composta, sotto tipo le sorrido e dico che mi dispiace e difficilmente aggiungo, perché cosa puoi dire? Io capisco, lei spesso quando si racconta si sente spesso non capita dagli altri, ma perché effettivamente chi è che può capire davvero? Cioè, per quanto io magari possa cercare di capire, perché comunque la vivo, quindi vedo quali sono le difficoltà, non puoi sapere effettivamente quello che lei prova dentro. Quanto può essere difficile tutti i giorni essere consapevoli di questa cosa. E quindi, sì, insomma, ecco, non è sempre facile avere le parole giuste, quindi io di solito magari cerco di coccolarla, non so, se tipo lei mi chiama e dice: Giulia, ho avuto una giornata, io magari faccio il bagno con la schiuma, ne faccio tanta schiuma, o magari gli metto un incenso, delle candele, insomma, quelle cose che so che a lei piacciono. E magari cerco di coccolarla, ecco, in queste cose. O delle volte magari non ho il tempo neanche di bere un caffè, io glielo faccio lo stesso, oppure insisto che mangia qualcosa, una banana, non so, una caramella, cose così. Perché sì, sennò lei è sempre di corsa, perché non vuole perdere il ritmo, perché nel momento in cui lei si ferma è dove magari si ferma anche a pensare, quindi sì, insomma, non è sempre, ecco, facile. Com'è la giornata tipo di Silvia? Dalla mattina? Giornata tipo, se lavora la mattina, lei si alza, che io non ci sono, perché io arrivo alle 8:30, lei si alza, penso, mi sembra intorno alle 6:30 per prepararsi, lei ci vuole anche un po' più tempo, perché, insomma. Certo. Lei di solito torna a casa alle 1:30, io Mario ho già fatto le pulizie e tutto, lei arriva a casa, se ha voglia mangiamo qualcosa o mangia qualcosa, insomma, poi dipende da se faccio tante ore, magari mangio qualcosa anch'io, se no mangia lei. E dopo c'è tutto il discorso dei cateteri, che in realtà delle volte facciamo fatica a starci dietro, vabbè, quelli intestinali, magari delle volte non sempre c'è il tempo e anche la voglia magari delle volte di mettersi lì, perché comunque dopo fanno venire mal di pancia, eccetera, quindi certo, non è sempre facile da gestire anche quell'aspetto lì. Dopo c'è il discorso del bagno, poi magari verso le 3 ci beviamo un caffè, facciamo due parole. Associazione. E dopo, esatto, c'è tutto il discorso dell'associazione, quindi comunque... Sì, Mario, lo vivo poco per certi aspetti, allora quando arrivano le valanghe di borse, di cose da vestire, ci sono al 100%, quindi ecco, prendi, carica, com'è scarica. Questa, cioè, le persone portano qui degli aiuti? Come la vedo io è Silvia che mi dice: guarda che dopo portano robe. Va bene, okay. Silvia, ok? Quindi io so che arriverà una macchina di qualcuno piena di borse, di robe da vestire, giocattoli, quello che è, la portiamo tutta di là, dopo Mario, solito... In alcuni casi facciamo un po' di selezione, perché c'è chi magari non sempre, insomma, fa certo attenzione a quello che consegna, però insomma, di solito spesso è tutta roba buona comunque. E dove va questa roba? Abbiamo delle persone che di solito vengono un po' più frequentemente, che è chi ha più bisogno, e poi c'è anche chi magari sa anche a chi indirizzarla, perché magari ha delle conoscenze, delle amici, di famiglia, non so, insomma, situazioni che magari c'è chi più, ha più bisogno. E dopo anche quel passaparola arrivano ogni tanto delle persone, così che... E quando hai accettato questo lavoro immaginavi che ti sarebbe capitata, ecco, una situazione del genere, insomma, avere a che fare con una persona come Silvia, ma soprattutto anche con quello che ruota intorno alla vita di Silvia? Non pensavo più tanto, cioè io avevo bisogno di trovare un lavoro, perché comunque avevo bisogno di trovare un lavoro, principalmente per la mia situazione, avendo un figlio, eccetera. Quando ho conosciuto lei ho detto: ah, che bello, no? Poi a me piace comunque lavorare in contesti sociali, con le persone, eccetera, quindi sembrava un lavoro adatto a me in qualche modo. Quando ho visto che aveva il bindi, i capelli ricci, così sempre sorridente, ho detto: vabbè, questa è fantastica. Poi ho visto Buddha in giro, così, quindi mi sono sentita subito a mio agio. Non pensavo fosse così frenetico, nel senso che credevo fosse molto più un discorso di aiuto domestico fino a se stesso. E invece poi ho scoperto che c'è tutto un mondo dietro. Sì, assolutamente. Sicuramente mi ha insegnato tanto per tanti aspetti, quello che non ti aspettavi, appunto, che fosse così. Ah, non pensavo così tanto, insomma, in realtà ho conosciuto un sacco di persone, poi mi ha dato tantissimo, sia da un punto di vista proprio umano, perché appunto, come dicevo prima, conoscere
cioè, non è una semplice disabilità, cioè non è sono seduta e io ti aiuto perché non ci arrivi a prendere le cose in alto, no, c'è tutto un aspetto dietro che sicuramente ti porta a riflettere. Poi io di carattere tendo ad essere una che si lamenta tanto, sono positiva nella vita, però sono molto, capito, no? Così. E avere lei delle volte mi fa dire, ma non pensa a Silvia, no? Questa cosa ti dà un po' la forza in alcuni momenti, sicuramente, insomma, ti mette davanti una realtà che spesso non si conosce. Poi io sinceramente non avevo mai avuto un'esperienza con una persona disabile e avevo avuto appunto, come dicevo prima, un ragazzo autistico, però era proprio un'altra cosa alla fine. E quindi veramente, cioè, ti porta a riflettere su tante cose. E anche le persone che li circondano, insomma, c'è un sacco di persone positive, persone che hanno voglia comunque di fare del bene, perché d'altronde attira questo tipo di persone, e quindi mi ha fatto piacere anche a me, insomma, conoscerle, insomma, che ti apre tanto la mente, questo sicuramente sì. Se dovessi descrivere Silvia in una parola, quale sceglieresti? Pazza. Pazza. Sì, assolutamente pazza. No, è una persona molto molto generosa, tanto buona. E immagino che tu la veda in tutti gli aspetti delle sue emozioni, no? Quindi la vedi quando è felice, la vedi quando è un po' più pensierosa, la vedi anche quando prova tanto dolore, perché so che lei ogni giorno si deve ricaricare, quindi... Sì, 10 ore. Prima erano, mi sembra, 7-8 quando l'ho conosciuta, adesso dopo l'ultimo intervento che ha fatto siamo passati a 10, quindi sostanzialmente insomma, da quando arriva a casa, quando va a letto, certo. È sempre... E com'è in quei momenti? Come... Ma lei in realtà lo maschera anche abbastanza bene, è che io ormai la conosco e quindi in realtà so che, cioè, se tu le chiedi come stai, sempre bene, sempre avanti, sempre tutto bello, sempre tutto meraviglioso. Poi in realtà io che la conosco, ci sono giorni dove effettivamente magari percepisce un po' meno, quindi magari effettivamente sta bene nel suo star bene. Ci sono dei momenti dove lei dice che sta bene e dei momenti in cui addirittura ammette che non sta per niente bene, e quelli sono dove è un po' più difficile. E quindi ecco, lì è di nuovo quella fase dove devi avere, diciamo, quel silenzio, così, dove non puoi che ascoltarla e cercare di fare il tuo meglio per farla star bene, però ecco, non è sempre facile, perché lei cerca sempre di essere al top, sempre bella, sempre in ordine, sempre i capelli, no, tutti belli ricciolini, trucco perfetto. La cosa più folle che l'hai visto fare da quando la conosci? Mamma mia, si è lanciata col parapendio, cioè io ho visto il video, non ho avuto il coraggio di andare là, un po' per motivi pratici, un po' perché mi sarebbe preso un colpo. Forse lanciarsi, e anche il viaggio in India, in realtà è che Mari non la conoscevo abbastanza per percepire quanto folle fosse fare una cosa del genere, insomma, prendere tanti aerei, insomma, per quanto fossi in compagnia di altre persone, insomma, non è facile. Poi sei in un ambiente dove sicuramente Mari, sì, anche per il suo stato di salute, ti metti un po' in difficoltà, ecco, certo. Quindi forse queste sono state le due follie un po' più grandi, però poi in realtà è un po' folle tutti i giorni. Quindi in realtà tu hai conosciuto un pochino di più Silvia quando lei è rientrata dal suo viaggio in India. Sì. E come l'hai vissuta? Cioè, come è stato questo viaggio per lei? Sicuramente ti avrà raccontato qualcosa, ma tu come l'hai vissuta in quel periodo? Diciamo che poi averla conosciuta dopo quel viaggio lì, avrò pensato che mi sarebbe servito davvero qualcosa essere qua, perché comunque era uno dei viaggi anche dei miei sogni, poi avendo avuto un bambino, insomma, la vita mi ha portato a fare altre scelte. Quindi aver avuto questo racconto poi da parte sua, insomma, è stato impattante, ecco. Ecco, poi da lì in realtà ci siamo sempre trovate abbastanza bene, insomma, dopo cose che ci si aggiusta un po' conoscendosi, però è stato un bel percorso. E poi lei ha dovuto fare un sacco di interventi e gli ultimi due li ha fatti a settembre, infatti è stato un periodo abbastanza tosto, è stato il 20° e 21° intervento. 21° intervento. Ecco, poi lì appunto il periodo di settembre è stato impegnativo, perché comunque è stata addirittura un intervento che ha fatto, è stata in giornata, 2 giorni, una notte è stata via, e poi si è fatta 2 settimane a letto, e comunque con la spina dorsale completamente aperta. Se potessi tornare indietro, rifaresti di nuovo questa scelta? No, beh, assolutamente, anzi forse più convinta adesso di prima. Sì, no, è stato, lo è, insomma, tuttora, certo. Bello. Sì. E se dovessimo fare una somma, è più Giulia che oggi ringrazia di aver conosciuto Silvia, o Silvia che ringrazia di aver conosciuto Giulia, oppure vi... Beh, io penso forse un po' entrambe le cose. Sicuramente a me sta dando tanto, nel senso che
è una di quelle esperienze che non ti capita così facilmente, quindi forse un po' di più io, però spero insomma di lasciarle tanto anche io, insomma, ecco. Grazie. Mettiamola così. Grazie. Ecco. Nicola, cos'è? Ti occupi? Ma essenzialmente, cioè, essenzialmente di Silvia dico? Sì, di me, parla di me. Allora, niente, praticamente Silvia la conosco ormai da 5 anni? Sì. 5 anni sono. E siamo partiti da quello che era il problema principale, ovvero ridare un po' di forza. E la cura migliore al momento l'abbiamo trovata soprattutto nel nuoto, la quale con Silvia abbiamo visto che anche nella sua condizione riesce a farmi non una ma ben 10 vasche, quindi è tutta una forza di volontà che viene da Silvia, che è da sì, sia da ammirare ma comunque da prendere da esempio. Quindi l'acqua ci dà sostegno, forza e soprattutto rilassa. Esatto. Io mi devo mettiamo le queste perché Nicola. Sto facendo un bendaggio a Silvia, è un bendaggio contenitivo per quanto riguarda il braccio, perché per quanto riguarda la sua patologia, adesso ti farà un po' male Silvia, però va a creare questo deficit motorio e muscolare. Noi non facciamo altro che tenere il polso un attimino più stabile e soprattutto che possa fare qualsiasi cosa, tra cui scrivere, tenere qualcosa in mano, e questo lo facciamo da sempre, due volte a settimana. Esatto. Perché comunque con questi bendaggi abbiamo la fortuna che resistono all'acqua, può farci la doccia, quindi sono quelli più al momento che mi aiutano, che ti aiutano di più. E quindi stiamo facendo un percorso, perché la malattia ha un suo percorso. Esatto. E non si ferma. Esatto, noi dobbiamo cercare di tenerla sempre un po' a bada. Esattamente. Con quello che possiamo, anche perché visto il momento le piscine sono chiuse. E tante cose sono chiuse e purtroppo ci dobbiamo arrangiare con quello che abbiamo. E questo è un palliativo chiaramente, però è qualcosa che a Silvia serve assolutamente. E sempre, non è che serva un periodo dell'anno specifico, serve sempre. Sì, perché oltre a questo mi devo tenere un tutore perché sennò il polso mi cade. Esatto. E in conseguenza devo aiutarmi con il muscolo, come si dice? Beh, tutto il muscolo della spalla chiaramente, anche chiaramente portando avanti una spalla, anche la schiena. Esatto. E se in sedia. Esatto, non è la cosa migliore. Cosa semplice. Perché la cosa che dobbiamo tenere più conto è anche la postura in sedia. L'ho conosciuta esattamente il 1 giugno del 1998, in quanto io cercavo personale per il pub e mi ha chiamato lei e l'ho chiamato a un breve colloquio e l'ho messo la prima sera a raffronto con un'altra persona e alla fine ho scelto lei. E nel passare del tempo si è dimostrata una persona piena di sé, che ha saputo voglia di fare. Non posso dire niente che abbia fatto nel modo sbagliato, anche se per amicizia e prove sono state anche tante volte che abbiamo litigato. Allora, non lo dico all'ordine della settimana, ma quasi. Quindi era se stessa contro me stesso, senza scartare niente. E dal avanti degli anni è diventata la persona con cui mi sono sempre fidata. E così, poi come è andato avanti con me, con i miei genitori, è diventata amica di famiglia e basta. Silvia è, lo posso anche definire una persona, una forza della natura, una forza della natura che non conoscevo, che adesso posso dire che nella sua semplicità è una persona che ha una forza
incalcolabile, anche se per pura sua sfortuna adesso è seduta, ma in piedi è 10 punti peggio sicuramente. So che sei stato molto vicino a lei durante il periodo della malattia. Sì, Silvia mi ha colpito perché la sera che Silvia mi ha chiamato che non camminava più è stata una sera che non dimenticherò mai, perché quella sera in mia attività ho avuto un'ispezione della nastra, la mia ex ragazza aveva fatto un infarto, l'ho ucciso in fondo, mi chiama lei che non camminava più. Era il 13 novembre 2015. Poi quando è tornata alla vita Silvia, gli sei stato ancora vicino? Tra l'altro Silvia la vita anche se in maniera diversa, nel senso era seduto, non era in piedi, ho cercato di metterla a suo agio facendo il meglio possibile, provandogli una seggia, creandogli un posto vicino alla cassa, provisionando il suo contratto, creando un punto di cassa all'interno del locale. Però ero strafelice perché Silvia sui clienti ha un impatto notevole e sulla gente che la vedeva lì era tutto un altro tipo di approccio, diciamo. In tre aggettivi, Silvia, difficile, domanda difficile, perché ancora tuttora non sono riuscito a trovare qual è il movimento giusto per spegnerla. Per quello l'ho definita una forza della natura sconosciuta. Cioè, conosco tanta gente, ma una forza come lei, nella sua semplicità, perché sotto sotto è una persona molto semplice, molto umile. Aggettivi non la conosco. Per chi non la conosce, Silvia è? Silvia.